Ciao amiche, buongiorno, benvenute in questo nuovo video. Iniziamo subito con uno svuota la spesa perché sono stata al mercato, ho fatto un pochettino di spesuccia di frutta e verdura. Ho preso, ho cercato di prendere quattro ovviamente di stagione, lo sapete che io ci tengo, ho preso questi tre cachi che li avevo presi l'altra volta, erano buonissimi e quindi li ho ripresi. Poi ho preso un paio di mele cotogne e poi 1 chilo di annurca, di mele annurca. Che questo signore da cui vado ha delle cose veramente buone, mi piacciono tantissimo. Poi ho preso un paio di limoni, che profumo, e poi 1 chilo di pere William. Mezzo chilo di bieta, perché volevo prendere gli spinaci ma non ce li avevano, quindi ho preso questo mezzo chilo di bieta e tre bei finocchi che c'ho proprio voglia. Poi ragazze, ho preso 5 kiwi gialli, questi sono buonissimi, li avevo già presi da un altro agricoltore, quindi li ho ripresi. Poi ho preso un iceberg e un radicchio rosso lungo. Un radicchio rosso, un radicchio lungo. Siccome ancora ce li avevano, li ho preso la scorsa settimana ed erano buone, le ho riprese, sono le ultime ovviamente. E una vaschetta di susine scure. Io le mangio, ragazzi, a colazione. Come frutta a colazione mangio queste e il kiwi. Poi ho preso, che sono queste, ragazze? Non mi ricordo. Ah! 1 chilo di arance da spremuta, che sono molto chiare, vedete, sono le prime. Speriamo siano buone. Comunque, ne ho preso 1 chilo proprio da spremuta. Poi è tornata questa insalatina della salute che mi fa impazzire, mi piace un sacco. C'è cavolo cappuccio rosso, cavolo cappuccio verde e carote. È buonissima. E infine, ragazzi, sono stata dal quello che vende tutto di bufala. Ho preso la ricotta 200 grammi. E poi per mio marito ho preso uno yogurt alla fragola e uno al melograno, ovviamente sempre latte di bufala. E basta, ragazze. Eccomi ragazze, dopo una breve spesuccia che ho fatto al supermercato, mi serviva giusto qualcosina, sono tornata a casa e mi sono dedicata appunto alle pulizie di casa. Sono delle pulizie che faccio un po' in maniera diciamo frammentata. Comunque vado a pulire il tavolo della cucina e poi, poiché avevo messo a lavare i coprisedie, sono andata a dare una pulita alle sedie. Nel frattempo che si asciugavano, sono andata a spolverare con il mio pannetto della Swiffer, il piumino, anzi, scusate, della Swiffer, la libreria, perché appunto sono delle pulizie in questo caso abbastanza veloci e sbrigative. E vado appunto a pulire tutto il soggiorno. Questa volta ho deciso di dedicarmi al soggiorno per primo e quindi sapete che è la stanza più grande per chi mi conosce, poi io ho l'ingresso col soggiorno. Quindi anche nel caso in cui dovessero venire ospiti, è diciamo la prima stanza che si vede, quindi ci tengo a tenerla sempre pulita in ordine. Nel frattempo, ragazzi, le sedie si erano asciugate e quindi vado a mettere appunto i coprisedie belli, freschi, puliti, profumati, ragazze, un profumo che inebria veramente tutta la stanza. Vado dunque poi a passare, dopo aver aspirato tutta la stanza, vado a passare l'aspirapolvere. Inizio sempre con il divano, che sapete che io aspiro ogni giorno, perché comunque anche per il tipo di tessuto è un po' ricettacolo di polveri, quindi secondo me è molto importante che venga aspirato ogni giorno e poi pulito con una certa regolarità. Dovete sapere che questa parte di aspirare, il divano e il tappeto del soggiorno, è una delle parti che più
Io non sopporto, proprio mi scoccia farle, anche se in realtà sono abbastanza veloce, vedete, non durano tanto, però non so perché mi dà fastidio, mi scoccia proprio, mi annoiano, sono due cose che mi annoiano, tutto il resto no. E voi avete qualcosa in casa che proprio quando la dovete fare dite mamma mia preferirei fare altro? Fatemi sapere nei commenti se vi va. Nel frattempo ragazzi, ovviamente io avevo lavato tutte cose insieme, quindi copri i cuscini e le fodere delle sedie, quindi si è asciugato tutto e vado a rivestire tutti i cuscini del divano col proprio copricuscino. Un'altra cosa che faccio ragazze è una volta a settimana almeno, un momento in cui vado a sfoderare i cuscini appunto per lavare i copricuscini, vado a spruzzare sui cuscini appunto un detergente. In questo momento utilizzo il Citrosil, mi sembra che sia così, quello profumazione alla lavanda, che è un detergente disinfettante per qualsiasi tipo di tessuto. Mi ci trovo molto bene e devo dire che insomma fa il suo lavoro. A me piace moltissimo quando le cose appunto tipo i copricuscini, coprisedie, tovagliato, tenda, tutte queste cose sono appena pulite, perché ragazze veramente vanno a inebriare tutta la stanza di un delicatissimo profumo di pulito. Anche e soprattutto in base all'ammorbidente che utilizzate, io in questo periodo sono tornata del tutto in fissa con il Mon Amour, che secondo me diciamo che è veramente uno dei più buoni che abbiamo mai fatto in commercio. A questo punto vado ad aspirare il tappeto, quindi altra operazione che io odio fare ma che è del tutto assolutamente indispensabile, e anche perché appunto su questo tappeto noi non camminiamo mai con le scarpe di fuori, ma questo tappeto lo vive tantissimo Grey e quindi necessita di essere pulito appunto quotidianamente, di essere spolverato quotidianamente, e con una cadenza di non più di 15 giorni va proprio pulito con un detergente. E a questo punto vado a pulire il pavimento, chiaramente prima passo l'aspirapolvere, anche perché purtroppo ragazze queste sedie è veramente assurdo, stanno perdendo proprio, è crepata tutta l'ecopelle, che in teoria doveva essere un'ecopelle di qualità, mi sarebbe dovuta durare per sempre per quanto abbiamo pagato queste sedie, e invece non è così. Comunque pazienza, spero quanto prima che riusciremo a cambiarle. E poi vado con il mio amatissimo spray mop, che sapete che mi salva per le pulizie veloci, io mi trovo molto bene per le pulizie appunto veloci e quotidiane. Praticamente ragazze sostituisce, è un po' l'antico straccio, perché permette un'asciugatura veramente molto rapida del pavimento. E mentre si asciuga in soggiorno mi sono dedicata al bagno, vi faccio vedere quale detergente ho utilizzato. Ragazzi, spesso me lo chiedete, mi fate domande in merito ai prodotti che utilizzo, detto così, ai prodotti che utilizzo per pulire il bagno, e vi volevo segnalare la casa in generale, soprattutto me lo chiedete per il bagno, vi volevo segnalare questo Via Cal Bagno Express profumazione fiori eleganti, con cui mi sto trovando molto molto bene, perché non ho bisogno di tempi di posa, quindi voi spruzzate, io in realtà lo lascio agire che so veramente giusto 1 o 2 minuti al massimo, non di più, ma non sarebbe neanche necessario, e senza risciacquo. Mi piace moltissimo come pulisce e come profuma il bagno, più che altro, più che del profumo ragazze, mi piace moltissimo come pulisce, e questo io lo utilizzo per le pulizie, quelle veloci del bagno, quindi quelle che faccio una volta ogni 2-3 giorni quando non vado con le salviettine di Napisan, perché appunto magari il bagno l'ho già pulito e disinfettato bene, per mantenere vado a utilizzare questo, che è diciamo una via di mezzo tra le salviettine e poi il Cif che io utilizzo
attrezzo per le pulizie invece profonde del bagno. Quindi ve lo consiglio, mi sto trovando molto bene e sicuramente lo ricomprerò, mi piace veramente molto. Questo però ci tengo a dirlo perché so che alcuni di voi preferiscono invece i detersivi in schiuma per il bagno. Questo non è schiuma, io invece non li preferisco, a me piacciono di più questi che appunto non rilasciano schiuma ma è semplicemente detersivo, diciamo appunto trasparente, che va a coprire con lo spruzzo una grande superficie delle cose da lavare, diciamo una grande superficie del sanitario da lavare, quindi lo spruzzo bene su tutto il sanitario e poi vado a passare la pezza. Mi trovo molto bene, consigliatissimo. So che vi interessa moltissimo quali detersivi utilizzo per il bagno, quindi presto vi farò un video proprio nello specifico a riguardo. Amiche, ho appena ritirato un pacco per mio marito, adesso salgo a casa, io sono dislessica, vi faccio vedere delle cose che ho comprato. Eccomi qui, Gray. Sono appena salita a casa, c'è un macello, c'è proprio il delirio. Per ora piano piano faccio tutto e intanto ragazze, prima di farvi vedere le cose che ho comprato, sono stata alla Bialetti, ho fatto rifornimento di caffè perché c'era un'offerta, ma ho preso cose sfiziosissime, quindi ve le volevo far vedere. E prima però volevo un attimo prepararmi la merenda e siccome ho problemi ovviamente mi voglio fare assolutamente la mela cotta, mi faccio la mela cotogna che l'ho presa al mercato ieri e quindi me la volevo fare e così insomma mi aiutavo, nel frattempo mi scaldo una tisana e vi faccio vedere che cosa ho preso. Ragazze, veramente cose sfiziosissime, scusate se nel frattempo le inquadrature sono un po' così, ma sto mettendo sulla pentola perché considerate sono le 11, io adesso devo un po' fare le corse. E preparo la mela e vi faccio vedere. Eccomi qui, nel frattempo ho dato una pulita al soggiorno, ho dato una passata perché ragazze siamo al giorno dopo, oggi è domenica e ho fatto anche merenda e poi fra un pochettino finisco di dare una pulita a casa. Prima però mi volevo fare un caffè, ma volevo provare uno di questi che ho comprato. Ragazzi, sono stata alla Bialetti e ho fatto veramente scorta di fornimento di caffè perché c'era una promozione. E io ho la card di Bialetti, quindi non so se era una promozione riservata ai titolari di card. Penso di sì comunque perché me l'aveva chiesto. E se prendevo 12 confezioni, ogni singola confezione la pagavo 5,90 euro ed è un buon prezzo perché queste capsule Bialetti per la mia macchinetta effettivamente costano un botto, ma noi non le facciamo ogni giorno, noi per lo più facciamo la moca, lo sapete, però quando finisce la moca o quando abbiamo voglia di un caffè leggermente più corposo e più forte facciamo questo. Siccome ci sono alcuni gusti novità, vi volevo far vedere tutto quello che ho preso. Poi queste capsule comunque vanno bene per tutte le macchine Bialetti, quindi in caso insomma magari vi poteva anche servire a voi che c'è questa promozione in corso, secondo me vale tantissimo. Io ho provato anche a prenderle su Amazon, solitamente le prendo lì, però praticamente offerte non ce n'erano, ce n'era solo una ma era una cosa veramente ridicola e quindi ho detto beh, vado direttamente in negozio e le prendo lì. Vi faccio vedere prima le classiche. Ho preso due confezioni di Palermo intensità 12, poi ho preso due confezioni di Venezia intensità 7, queste sono quelle che beviamo di più, poi ho preso un Milano sempre di intensità 7, magari hanno la stessa intensità però ragazzi hanno magari delle, diciamo dei sapori, delle sfumature nel sapore leggermente diverse, dipende dal caffè, magari sono un pochettino più, risultano un pochettino più amari, magari sanno un pochettino, cioè hanno una sfumatura per dire al cioccolato, come ad esempio Torino che ho preso intensità 8, però lascio retrogusto tipo di cioccolato, quindi in realtà anche se hanno la stessa intensità variamo di gusto. Quindi Milano, Torino, ho preso una confezione per, poi ho preso una confezione di Napoli e poi ho preso una confezione di Orzo e una confezione di Midnight, che è quello diciamo che si viene consigliato da prendere la sera.
Poi ragazze, ho preso una novità, dunque vabbè, il nocciola l'avete visto, l'avevo già preso ed è buonissimo, fa un profumo di nocciola ma anche il gusto, il sapore di nocciola, caffè e nocciola, una cosa spettacolare, quindi ve lo consiglio. Poi ho preso cioccolato che l'avevo provato tanti anni fa, non me lo ricordo più e quindi l'ho voluto riprendere per provarlo di nuovo. E poi ragazzi ho preso la novità, questo non vedo l'ora di assaggiarlo, che è il caramello intensità 9. E un aroma dalle deliziose note di caramello e delicati sentori di vaniglia per un caffè unico dal gusto goloso e persistente. E questo ragazzi lo volevo provare. In tutte le confezioni c'è praticamente la descrizione. E per esempio il Torino, come vi dicevo, ha una tostatura medio scura unita alle note di cioccolato fondente, quindi infatti si sente proprio alla fine, dando vita a un espresso vellutato dal gusto intenso. Per esempio il Milano, che ha intensità 7, ha una tostatura delicata e note di fiori e frutta secca, quindi danno vita a un espresso dalla gradevole acidità e dal gusto ricercato. Quindi a me piace molto perché magari anche in base a quello che si mangia si può andare a scegliere il caffè più adatto, magari un caffè se abbiamo mangiato un dolce, un caffè che non sia troppo dolce, vada a smorzare un po', oppure appunto qualcosa dalle note fruttate, mi piace molto per questo. Per esempio Venezia, che ha la stessa intensità del Milano, ha una tostatura chiara e retrogusto speziato, quindi un gusto dolcemente equilibrato e dall'aroma raffinato, quindi questo per esempio è speziato. Il Palermo ha una tostatura lunga ed extra scura, insieme alle note di cacao amaro danno vita a un espresso dalla crema compatta con un gusto profondo e intenso, piacevolmente amaro. Quindi vedete, ognuno di loro ha praticamente la propria. Il Midnight per esempio ha una tostatura media, le note di cereali e vaniglia danno vita a un espresso corposo pieno dal gusto delicato che contiene soltanto il 50% di caffeina rispetto a un normale espresso, appunto è a basso dosaggio di caffeina. E infine il Napoli, tostatura scura e note di cacao danno vita a un espresso corposo alla crema compatta per un gusto persistente. Quindi mi piace moltissimo appunto anche questa varietà di retrogusto del caffè che lo differenzia uno dall'altro e permette anche di variare per un dopo pasto oppure per una merenda oppure che ne so, metà mattina o metà pomeriggio magari potete farvi una coccola, per dire, con questo al cioccolato o con questo al caramello allungato con un pochettino di latte, anche latte vegetale se riuscite a schiumarlo un pochettino, secondo me viene una bevanda squisita, soprattutto questo al caramello. E infine la ragazza è stata molto carina perché mi ha omaggiato di queste capsule, me ne ha date 2 Deca perché non avevo preso la confezione di Deca, e poi 2 Perù perché questa è un'edizione speciale, io la volevo prendere ma era fuori dalla promozione perché questi Perù sono un po' particolari e quindi me l'ha data, insomma era fuori promozione. E quindi vi dicevo ragazze, ogni confezione 5,90 euro, considerate che ognuna di loro costa 6,50, anche 7,50, quindi è stato un buono sconto, ho pagato 72,48 euro. Se mi volevo un po' sistemare le caldine, come vedete eravamo rimasti a corto, e allora metto un po' e un po', quindi mettiamo un 3 di Napoli, di cioccolato, questi aromatizzati me li metto sotto, caramello,
un torino me lo voglio fare ora. Buon caffè, amiche mie, guardate che bei colori, pure la schiuma, bello bello bello. Ci approfitto per questo momento di pausa caffè, se vi va di farlo pure voi, chiacchieriamo un po'. Stoppate il video, come sempre vi dico, fate il vostro caffè o la vostra bevanda preferita e chiacchieriamo proprio un attimo. Vi volevo dire questo, diciamo che ci sono stati parecchi giorni di assenza mia dal canale, questa cosa mi dispiace, un po' è stata una mancanza di tempo, un po' sto facendo delle cure un po' pesanti per legate comunque all'endometriosi e poi magari un giorno vi dirò meglio. E queste cure mi abbattono moltissimo, soprattutto ultimamente sono stata molto abbattuta, molto stanca e quindi non riuscivo a... mi ha aiutato tanto mio marito e poi non riuscivo a registrare perché veramente, ragazze, facevo le cose tipo zombie quando stavo a casa, in ufficio ovviamente, un'altra storia, però non sono riuscita. In tutto questo ho cercato anche di portare avanti quelle che sono le mie attività e i miei hobby. Perché io sono un'abituata a fare tante cose. Questo sentirmi costretta, tra virgolette, dal mio stesso corpo a non riuscire a fare tutte le cose che solitamente faccio, è una cosa che io malvolentieri ho mandato giù. Quindi ho cercato di continuare a fare, nonostante la stanchezza, tutto ciò che comunque mi diverte. Quindi quando ho potuto sono uscita, ho continuato a fare danza, ho fatto tutte le lezioni di danza. Io al momento faccio 4, che faccio moderno e contemporaneo, no 3, moderno e contemporaneo, il dance e classica. E ho continuato a farle tutte e tre. Tra l'altro stiamo preparando uno spettacolo per fine gennaio e quindi mi è capitato anche ultimamente di fermarmi fino alle 8, 8 e mezza. Ho continuato appunto a fare tutto quello che solitamente faccio, però questa cosa, diciamo, mi è costata parecchia fatica, non è stato facile. In tutto questo, a un certo punto, ragazze, si è aggiunta, e questo succedeva una settimana fa, un'emergenza riguardante mio padre, che è stato poco bene, è stato ricoverato in ospedale, operato d'urgenza. L'operazione è stata un'operazione molto pesante, molto delicata. Ci avevano giustamente, insomma, sapete, i medici poi vi devono dire cosa succederà nel peggiore dei casi, e questo è stato molto pesante, quindi potete capire e immaginare il livello di ansia e preoccupazione. Per quanto io la danza mi abbia aiutato moltissimo, mio marito anche, però comunque c'era, infatti poi il giorno dell'operazione è stato un giorno molto pesante per quanto mi riguarda, in cui è stato proprio duro, anche perché l'operazione è durata un po'. Dopo l'operazione, il post-operatorio è stato difficile, è difficile tuttora perché prosegue tuttora, e quindi non era una questione di umore, perché cioè, a me piace fare video, mi piace farli per voi, mi piace poi lo scambio che c'è tra noi attraverso i video.
era proprio che ho avuto difficoltà a fare le cose normali, perché oltre la pesantezza delle cure che sto facendo c'era questo pensiero nei confronti di, giustamente, di mio padre e della mia famiglia. E quindi è stato, insomma, non ce l'ho fatta, sono molto onesta, non ce l'ho fatta, tanto so che voi mi capite. E spero di riprendere i miei ritmi, ce la sto mettendo tutta, perché non mi piace lasciare il canale senza video, mi dispiace moltissimo quando voi ve ne accorgete, e mi fa piacere che tante di voi mi abbiano scritto. Questa cosa l'ho apprezzata moltissimo e vi giuro che è stata tanto 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 d'aiuto e anche di motivazione, di stimolo. Però mi dispiace che, appunto, il canale sia, tra virgolette, abbandonato. La motivazione è, le motivazioni sono queste, sono state due principalmente, in più appunto questa cosa di mio padre. Poi sapete, io ho la famiglia giù a Palermo, quindi per via di queste cure che sto facendo non mi sono potuta muovere da Roma, quindi capite che a fronte di quello che i medici avevano dato come peggiore delle ipotesi, l'idea che io in questo periodo non mi sarei potuta muovere da Roma è stato pesante. Quindi questa è la motivazione. Vi chiedo di essere pazienti e io faccio di tutto, farò di tutto, però ci sono dei momenti in cui, per come sono fatta io, ho proprio bisogno di elaborare le cose un po' nella mia solitudine. Aspettate, ecco, che vedevo l'anello, il riflesso dell'anello da ring light. Quindi vi dicevo, ho bisogno di fare le cose, cioè di elaborarmi le cose nella mia solitudine. Poi, ragazze, vi dico, sono stata anche fisicamente male, nel senso che questa terapia oggi va un po' meglio, però i primi giorni proprio mi ha devastato. Io dopo mezz'ora, perché devo fare anche delle punture, dopo mezz'ora da queste punture cioè, mi sarei andata a coricare di nuovo, ma come vi dicevo prima, io sono una molto attiva, quindi arrancando ho cercato di continuare a fare le mie cose, ma non riuscivo a prendere il telefono a registrare, perché appunto facevo già fatica a portare avanti le cose che volevo portare avanti. Comunque, questa è la situazione, questa è stata la situazione, questo è ciò che è successo, e basta. Io, anzi, adesso mi voglio sbrigare a dare una pulita a casa, perché proprio voglio caricare un video che è pronto già da qualche giorno, ma non ho avuto modo di caricarlo. Quindi, amiche mie, buon caffè, buon fine caffè, e andiamo a fare qualcosina insieme. E proseguiamo con le nostre pulizie. Ragazzi, avevo lasciato la camera da letto veramente un disastro, anche perché non ho ancora terminato il cambio di stagione. Semplicemente per il fatto che le temperature sono molto ballerine, non è arrivato ancora il freddo freddo, anche se la sera a volte l'umidità fa percepire ancora più freddo di quello che ci sia, e quindi ancora appunto i sacchi erano rimasti in camera da letto. Comunque, poiché avevo già avviato diverse asciugatrici, sono andata a svuotarle. Man mano mi sto facendo le mie solite asciugatrici, lavatrici e asciugatrici del fine settimana, e quindi vado a piegare queste lenzuola che non utilizzerò più, perché sono comunque una colorazione e una fantasia abbastanza primaverile estiva, quindi le vado a riporre per utilizzarle l'anno prossimo, nella prossima stagione. Queste lenzuola, ragazze, sono bellissime. Chi di voi mi segue già da un po' di tempo si ricorderà che sono state un regalo della mia mamma, me le aveva spedite in un pacco da giù. Perfetto, andato a piegare tutte quante le cose, andiamo a rifare il letto.
Vi ricordate questo set di lenzuola? Ma quanto sono carine! Anche se purtroppo, ragazze, una federa del cuscino mi si è strappata, infatti devo portarla dalla sarta perché voglio capire se c'è modo di recuperarla, perché questo set di lenzuola mi fa letteralmente impazzire, mi mette proprio il buon umore, mi mette tanta calma e dolcezza. Voi che ne pensate? Io quando le comprai ve le feci vedere, queste le acquistai su Temu, vi piacquero tantissimo ai nuovi arrivati, quindi a voi che già mi conoscete vi chiedo se ve le ricordate, ai nuovi arrivati vi chiedo se vi piacciono. Come vedete il setting è ancora abbastanza da mezzo tempo, sempre per quel discorso che vi dicevo. È comunque necessario mettere quella coperta grigia che è in pile, perché altrimenti così capita la notte di sentire troppo freddo. Adesso ragazze, comunque mio marito ha portato il piumoncino a lavare, quindi metterò non il doppio strato, quello invernale, ma il mezzo tempo, quello autunnale. Ovviamente la stanza l'avevo fatta arieggiare come tutte le stanze prima che procedo a lavare, e soprattutto la mattina appena sveglia ovviamente faccio rinfrescare tutta casa, anche se fuori c'è freddo. Comunque, dopo aver passato l'aspirapolvere, anche se mi sono saltate le clip, comunque ho passato l'aspirapolvere ovviamente, e poi sono andata a pulire con il mio amatissimo spray mop che asciuga veramente con battibaleno. Amiche mie, qualche giorno dopo, come potrete vedere già nel video precedente, vi avevo raccontato che ho subito un piccolo intervento e quindi sono in convalescenza. E ragazze, mi sono persa, scusate diciamo lo stacco tra le ultime immagini e questa, mi sono persa le registrazioni che avevo fatto quel giorno di pulizia di tutta casa. Però insomma, tra il giorno prima e il giorno dopo abbiamo unito le cose. Sapete, io do una pulita veloce a casa tutti i giorni, o comunque al massimo un giorno sì, un giorno no, e quindi diciamo che ho unito un po' quello che avevo fatto il giorno prima con quello che poi ho fatto il giorno dopo. E ecco, le cose sono andate un po' così, ragazze, perché veramente è stato tutto molto improvvisato, sono state giornate veramente a parte frenetiche, ma anche con un grosso carico emotivo, non sempre felice, nel senso che spesso un po' diciamo un po' in ansia, però è andato tutto. E niente ragazze, io quindi il video già ho visto che è anche abbastanza lungo, lo chiudo qui, spero che comunque vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, vi anticipo che adesso appunto dal prossimo video ci faremo compagnia, mi farete tanta compagnia durante questa mia convalescenza, vi farò vedere un po' come sto affrontando questi giorni. E poi vi faccio anche vedere, parleremo anche un pochettino di pulizie, perché appunto già mi è arrivata qualche risposta del video che ho pubblicato oggi, e anzi grazie per tutti i vostri riscontri, e poi vi voglio anche un pochettino mostrare la mia alimentazione di questi giorni, perché essendo praticamente immobilizzata mangio un po', cerco di mangiare un pochettino di meno, ma non poco, e soprattutto cerco di non trascurare aspetti fondamentali dell'alimentazione. Vedremo un po' così se avrò fatto delle scelte giuste in base al peso, perché ripeto, io sono un'abituata a muoversi tanto, quindi brucio tante calorie quotidianamente. Questo fermo improvviso, non so come reagire al mio organismo, però insomma la cosa fondamentale per me in questo periodo, sono sincera, è anche riuscire a, diciamo, a pulire bene l'intestino, e non muovendomi per me è difficile, qualsiasi cambio drastico il mio organismo non lo affronta mai troppo bene. E quindi sto puntando tanto sulle verdure, ma non troppe, perché poi mi infiammano, le fibre,
Insomma, ne parleremo nei prossimi giorni. Io vi mando un bacione grande grande, do il benvenuto ai nuovi iscritti, vi ringrazio sempre per il vostro affetto e ci vediamo al prossimo video, vi aspetto nei commenti se vi va.